Mezz'ora che ci sta, quando arriva il sindaco, quando arrivo. Guarda là, per vedere la foto. Finalmente, lo so, è anche lui è un ex democristiano come me, però pure lui sta, sì, sì.
Fabio è un po' giovane, ti pare, non mi stia, mi pare, anche classe 6. Allora, poi non stia. E pare, pare, pare. Allora, intanto grazie per essere qui. Mi consentirà. Vediamo del tuo. Grazie. Mi consentirà insomma di ringraziare innanzitutto il nostro ponte, non solo ideale, ma insomma operativo, che è Salvatore Papadia, che da sempre ci ha portato insieme a Diego, no? Ci ha collegato con Diego Verona. Infatti io sono stato comune di Verona tanto tempo fa come assessore provinciale con delle iniziative con l'associazione di Salentini e con Giardini e quant'altro. L'anno scorso ci siamo sentiti telefonicamente in occasione del primo del Negramaro e speriamo poi con il consenso del sindaco Fernando Leone di poterla avere il 22 di agosto qui in terra d'Arlea. Attualmente svolgo le funzioni di presidente del GAL Terra d'Arneo, che come ben sai è un'agenzia di sviluppo locale finanziata dall'Unione Europea con un piano di sviluppo di 19 milioni che abbiamo ormai totalmente speso. Siamo il primo GAL di Puglia e soprattutto ristrutturazioni, agriturismo, diversificazione non dell'agricoltura, masserie sociali e ricettività minore all'interno dei centri storici. Stiamo lavorando molto sul sistema ambientale, culturale attrattivo di Terra d'Arneo e addirittura ampliando verso la costa dei Ginepri. Adesso inizieremo tutta la fase di promozione del nostro territorio con education, eccetera. La Terra d'Arneo è famosa soprattutto per i vigneti, siamo nel territorio di Salice, a confine tra Salice e Guagnano, del rappresentante del vice sindaco, e il Negramaro, il Salice Salentino è una delle cose più importanti, la prima del Salento, anche per percentuale di produzione. E su Terra d'Arneo insistono 5 DOC, la Salice, la Leverano DOC, la Naldo DOC, lo Squenzano DOC e la Copertino DOC. Forse anche troppe, se vogliamo. Con Zaia si parlò allora di voler razionalizzare anche rispetto alle diverse donne. La capitale dell'agroalimentare, questa terra, e tutto è il frutto del lavoro importante, certosino, delle aziende, ma anche delle famose battaglie dei contadini, la riforma agraria a contatto. Però con un territorio che si è evoluto, si è trasformato, ma soprattutto si è conservato rispetto all'identità. Questo è un esempio, quella delle famiglie Memo Serrac, a quale poi siamo molto legati, parlavamo prima, no? Dottore, quando parliamo di Castello Monaci, per noi è come se stessimo parlando di casa nostra, è uno dei simboli, è uno dei punti di riferimento del nostro territorio. Non solo, hanno fatto degli investimenti importanti, la vecchia cantina, anche grazie ai progetti leader, è stato trasformato in un museo di storia contadina, della civiltà, e quindi quella vecchia cantina non è stata distrutta, ma è diventato un punto di riferimento, oltre alla cantina che voi visiterete, che è qualcosa di straordinario. Quindi vini eccezionali, ma soprattutto capacità imprenditoriale con imprenditori veramente intelligenti, operativi, e che hanno voglia non di riscattare il sud. Non è quel sud che si dice Piagnone, no? Qui c'è il sud delle meraviglie, delle accoglienze, ma soprattutto della qualità. La nostra punta di diamante è proprio questa: identità, qualità e territorio, ovviamente non in una localizzazione spicciola, ma in una globalizzazione che tiene conto di tutte queste peculiarità forti. Ecco perché noi ti ringraziamo, per noi è un motivo di orgoglio averti qui, ma soprattutto per ringraziarti per quanto Verona, attraverso il Vinitaly, ma non solo attraverso il Vinitaly, è punto di riferimento per tutti noi. E per questo noi avremo poi l'opportunità, speriamo di averti qui il 22 di agosto, al primo del Negramaro. L'anno scorso abbiamo avuto, ti abbiamo purtroppo, scusami il termine, cioè virgolette, sostituito con Roberto Vecchioni, ma ci perdonerai, però quest'anno ci terremo veramente ad avervi qui ospite in questo meraviglioso territorio. Grazie ancora. Thank you.
prenderla con un ombrello rosso. È saltata tutta la prosopopea del sud, sole, è incredibile. Mondo alla rovescia. Abbiamo passato la paura del sole. Ciao. Posso lasciare tra l'altro, signora, noi siamo bene. Non so se il sindaco è cagato, non è sapere, diciamo tra maggiore famiglia, no, io sono più familiare Sancetto, però non è nato una sua maggiore. Io non ho letto 50 che ha creato più in Puglia, diciamo, chiaramente per il motivo principale. E mi chiedi cosa gli avete? Tutti qua nella zona, tutti nell'angolo tra Campi Sarentino e Guagliano. Poi noi facciamo anche un acquisto di uva, quindi acquistiamo anche uva dal resto del Salento, da altre zone del Salento. Entriamo, perché è stato incontro lui. Sì, viene male. Un attimo solo, viene anche l'amico Rosso, prego. Allora, sindaco, sei bravissimo. Sindaco, oggi il vice sindaco è sindaco. Attenzione, passatela un po' che vi dici. Dai, però ti impara. Chiedo lo stesso a te, Fernando, dai. Siamo? Ok, va bene. Vieni, va via. Un abbraccio, secondo solo. Ma io sono curioso di sapere cosa c'è. Sì, e poi ti ha fatto a casa. Ti ha fatto a casa il porfino. Ah, c'è la città del vino. Ma va via, papatia. Il vino va ancora accompagnato con la cima, ti vedi? Un attimo, cosa è quella? Un attimo, ma vieni. Ciao. Fernando, sei uno schianto oggi. Dottor Papatia, dottor Rita, ma io poco poco, sì, mi tolgo dal Fernando. Non l'hai detto perché perché era al di sotto di 5 ettari, immaginiamoci qua, adesso si sta cercando di ricomporre. In realtà le nostre zone prima diciamo, facevano grandi quantitativi di negro amaro che servivano proprio come uva da taglio alle cantine del nord. Infatti qui a Guagnano abbiamo 6-7 famiglie tradizionalmente del nord, Bensi, Bottinelli, Villa, Sacchi, di Groppello, che hanno praticamente ancora degli stabili, erano magari delle vecchie cantine, dove venivano qui, compravano grandi quantitativi e poi si arrivano a tagliare. Dagli anni 70 in poi è cominciata la cultura, perché inizialmente si pensava che il Negramaro non fosse, diciamo così, un vino da imbottigliare, bensì un vino adatto per tagliare, visto e considerato che era un vino, ma da questo lo spiega meglio lui. Comunque io quello che ricordo è
dai miei ricordi, no? Ricordo queste famiglie, queste persone che venivano qui da Guagnano con i mediatori, eccetera, eccetera, che portavano questo vino al nord. Dagli anni 70 in poi poi sono cominciata questa cultura, abbiamo cominciato a imbottigliare, eccetera, eccetera. Quindi il vino veniva fatto comunque qua, veniva portato su il vino. Sì. Qua abbiamo il vitigno del Negromaro, no? Ma c'erano molte comunque la vinificazione qua non esportava qua fin qua affittavano cantine oppure c'avevano loro cantine questi signori Villa, Benzi, Bottinelli di quindi avevano... il taglio veniva misurando il vino ora cioè, quindi c'era chi di professione faceva mio padre già ha cominciato una fine anni 30 aveva fatto i primi viaggi qui nell'Italia meridionale e poi nel 1950 fino al 1950 faceva su e giù con i mezzi dell'epoca come non c'erano come la velocità di adesso si vede che a un certo punto si era proprio stancato nel 1950 ha detto tutti venite tutti con me e ha portato giù la famiglia. Allora io prima di passare la parola al vice sindaco di Salice voglio semplicemente presentarle il nostro Antonio, scusami, presentarti, presentarti l'organizzatore del primo Terre del Negromaro che noi da 5 anni facciamo a Guagnano. Arrivano a Guagnano più di 20-30.000 persone, è una manifestazione tutta basata sul vino. Io la invito ufficialmente. Ah, mi detto, io ti invito ufficialmente per il giorno 21. 22. Noi saremo il giorno 7 a Verona e spero. Ma lì ci vediamo. Allora fate un bel brindisi. Adesso tocca a te. Cosimo, prego. Naturalmente ero stato del mio sindaco impegnato in altre manifestazioni con gli altri assessori, siamo un po' divisi. Quindi siamo davvero orgogliosi di ospitarti qui nelle nostre terre. Peccato, siamo un po' sfortunati, il grande protagonista di questi giorni il sole è un po' latitante, comunque attraverso questo scorcio di realtà fantastiche come Cantere, come Castellomone, ci vogliamo semplicemente dare un segno di quelle che sono le nostre potenzialità, le nostre capacità. E speriamo che si crei proprio una linea preferenziale tra Verona e Salento per condividere Terra del Negromaro, per condividere queste bellissime esperienze. Magari facendo anche ripristinare il volo avremo un presidente del consiglio amico un giorno, quindi può darci pure un attimo, no, non io pulite i bicchieri, vai, siete bellissimi, bravi. Assessore, non stai partecipando a nessuna foto, ma come sapessi l'inferno in cui ti Un attimo solamente, il sindaco di Guagliano, vicino al sindaco.